Aldo racconta, bello il vento, un po' sì, ma eccessivamente no, direi. Comunque questo punto di vista dove io sto andando in questo bosco, sento la voce del vento. Sì, il vento ha una voce, si sente questo fruscio, questi strani rumori, delle voci che provengono da lontano dai rami secchi. E altre che provengono da vicino, delle vibrazioni, è una cosa spettacolare. Guardare il cielo di oggi, il cielo di oggi. Speriamo che non mi cada un tronco in testa. Si spera sempre. La mia vita è sempre in bilico ogni giorno facendo questi YouTube, calcolando le diverse emozioni naturalistiche. La voce del vento, un bel titolo che ho voluto dare oggi a questa sensazione visiva, dove il mio sguardo in questo sentiero mi porta esattamente, proseguendo, attraversando poi la via Novara al bosco in città, dove ho l'incontro con un mio amico. Il rumore del vento, lo ripeto ancora, si sentono strane voci in questo bosco di rami secchi. Alcune provengono da vicino, alcune provengono da lontane. Quale ascolto? Io ascolto queste anime dannate, questa sensazione che mi può dare di volare, volare dove uno stimolo mio vola al di sopra di ogni pensiero. Beh, guardate che bello, sono arrivato esattamente alla cascina Caldera. Vi ho nominato tutte le cascine all'Interland di Baggio e adesso pian pianino vado oltre, vado alla cascina di San Romano, dove l'appuntamento con mio amico Luigi di Rò. È arrivato in bicicletta, speriamo che non sia caduto, ma l'importante è che noi esseri umani ci adattiamo a questo senso naturalistico della continua atmosfera climatica di ogni giorno, l'evoluzione, la specie di ogni giorno di un'atmosfera del cambiamento, diciamo, di temperatura, dalla pioggia al freddo, al caldo, al vento, all'eccessiva afa. Ecco, questa è la metamorfosi dell'individuo. Meno male che sto bene, che non prendo nessun raffreddore. Ecco che mi incammino, poi vi racconto. Saluto qua i cavalli della cascina, come ho detto prima, e mi incammino verso un'altra direzione rettilinea, bosco in città. Poi oggi si vedrà la sorpresa con questo bel cielo, cielo che vive in simbiosi con il lago. Stupendo da scoprire i 10 laghetti nell'Interland di Baggio. Aldo!